Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Carissimi tutti, fratelli e sorelle, benvenuti in questo Tempio Santo di Pompei. Oggi la Chiesa ci fa celebrare il grande mistero, il primo grande mistero della nostra fede, la Santissima Trinità. Il canto ci ha introdotto in questo mistero e vogliamo anche sentire vicino i fratelli e sorelle che da casa ci seguono per TV 2000. Oggi, ecco, il mistero della Trinità lo vogliamo contemplare anche nel nostro cammino di vita, nella nostra esperienza, nella nostra storia. Dio è amore, è comunione perfetta e voglia veramente fondere su di noi questa presenza che ci accompagni nel cammino della vita. Riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Alla Santa Trinità innalziamo il nostro inno di lode. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio, parola di verità, e lo Spirito Santificatore, per rivelare agli uomini il mistero ineffabile della tua vita. Fa che nella confessione della vera fede riconosciamo la gloria della Trinità e adoriamo l'unico Dio in tre persone. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo:
Interroga pure i tempi antichi che furono prima di te, dal giorno in cui Dio creò l'uomo sulla terra e da un'estremità all'altra dei cieli. Vi fu mai cosa grande come questa e si udì mai cosa simile a questa? Che cioè un popolo abbia udito la voce di Dio parlare dal fuoco, come l'hai udita tu, e che rimanesse vivo? O ha mai tentato un Dio di andare a scegliersi una nazione in mezzo ad un'altra con prove, segni, prodigi e battaglie, con mano potente e braccio teso e grandi terrori, come fece per voi il Signore vostro Dio in Egitto, sotto i tuoi occhi? Sappi dunque oggi e medita bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra. Non ve ne è altro. Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do, perché sia felice tu e i tuoi figli dopo di te, e perché tu resti a lungo nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà per sempre. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Beato il popolo scelto dal Signore. Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto. Dell'amore del Signore è piena la terra. Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca ogni loro schiera, perché egli parlò e tutto fu creato, comandò e tutto fu compiuto. Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. L'anima nostra attende il Signore. Egli è nostro aiuto e nostro scudo. Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio, coeredi di Cristo. Se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare alla sua gloria. Parola di Dio. Prendiamo grazie a Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, a Dio che è, che era, che viene. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco,
io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Carissimi tutti, fratelli e sorelle, quanti da casa ci seguite per TV 2000, oggi è la grande festa della Trinità, questo primo mistero della nostra fede, l'unità della natura, la Trinità delle persone. E questo mistero mi piace tradurlo con una parola: vita di comunione, mistero di comunione, che è anche il mistero della Chiesa. Anche tutti noi, carissimi fratelli e sorelle, siamo coinvolti in questo mistero di vita e in questo mistero di amore. E questa solennità è l'inizio e il termine ultimo di ogni cosa, dalla creazione alla redenzione alla santificazione. È la guida della vita morale e spirituale di ogni uomo. È tutto centrato, ecco, l'esistenza nostra, la vita di fede, la storia, vorrei dire, del mondo, dentro questo unico e grande mistero: il Dio comunione di persone. Nel momento in cui Gesù sta per ascendere al cielo, consegna ai suoi discepoli, ancora dubbiosi, un esplicito mandato missionario: annunciare il Vangelo. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. È il testo del Vangelo che abbiamo proclamato, Matteo. E questo, ecco, diventa, fratelli e sorelle, anche la nostra realtà di vita, il nostro cammino, il nostro impegno di ogni giorno. Ci sono tutti sul monte all'appuntamento con Gesù, anche quelli che dubitarono. Ma Gesù non li molla e compie un gesto tipico. Si avvicinò e parlò loro. Quando Dio ama, cari fratelli e sorelle, compie gesti molto umani. Gesù non accetta distanze. Possiamo ben dire che è il viaggio eterno del nostro Dio in uscita, incamminato per tutta la terra, che pensa e che bussa alla porta dell'umano, di ogni uomo, di ogni cuore. E l'ultima suprema pedagogia di Gesù è così semplice: avvicinarsi sempre, stare insieme, sussurrare al cuore, confortare e incalzare. Andate in tutto il mondo e annunciate, andate e battezzate. Immergete ogni vita nell'oceano di Dio. Accompagnate ogni vita all'incontro con la vita di Dio e ne sia sommersa. E questo chiede Gesù ai suoi discepoli, queste tre cose: andare, battezzare ed insegnare. Andare oltre i confini della Palestina, andare in tutto il mondo, portare la notizia della salvezza. Questo annuncio che Dio, che il Signore Gesù ha fatto ai discepoli nella esperienza, ecco, dei 3 anni che li ha avuti con sé.
È il battesimo, fratelli e sorelle, battezzate, troviamo qui, ecco, la formula della Trinità. Battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sapete che battezzare significa essere immersi. Immergete nell'amore di Dio, come abbiamo detto anche prima, nell'oceano di Dio. Ogni vita umana, ognuno di noi deve tuffarsi in questo oceano di vita, di amore, di comunione. È il nostro lavoro, vorrei dire, il nostro cammino, fratelli e sorelle, che tutti dobbiamo fare. Il risorto, ecco, appare ai discepoli e assicura alla comunità degli apostoli una verità che non potrà mai essere messa in discussione, proprio perché è Gesù stesso che la proclama solennemente. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Il Dio con noi. Ma un Dio non lontano, un Dio che è vicino, un Dio che entra nella nostra realtà di vita, anche nel nostro dolore. Oggi questa pandemia, ecco, che ci prende veramente la mente, il cuore, ci dà sentimenti, ecco, di ansia, di preoccupazione, di paura, continua un po' a tenerci sulle spine. È il Dio con noi, è Dio che è nella prova, il Dio che è nella croce, il Dio che è nella gioia. È sempre questa la verità della nostra fede. Non dobbiamo, ecco, dimenticare assolutamente, ecco, questa verità. Oggi celebriamo il mistero trinitario di un solo Dio in tre persone, che è Padre di tutti, è Redentore di tutti ed è colui che continua a santificare coloro che si rendono docili all'azione dello Spirito Santo. Non a caso, fratelli e sorelle, la solennità della Santissima Trinità è considerata la festa dell'amore di Dio pienamente ed eternamente manifestato a noi mediante Gesù Cristo, che ci ha rivelato il vero volto di Dio, il cuore di Dio, la natura stessa di Dio. Un Dio che è vicino e non è lontano, un Dio che ama, perdona, salva e ci attende nel suo regno per condividere con noi la gioia e la felicità senza fine. Ecco, fratelli e sorelle, noi viviamo immersi nel mistero della Trinità, perché non siamo un caso, ma un progetto di amore da sempre e per tutta l'eternità. Questo ci deve prendere il cuore. Siamo non, ecco, un caso, ma siamo un progetto di amore. Tutto entra in questa bella verità che dobbiamo fare nostra oggi nel contemplare, nel riflettere e meditare il mistero della Trinità. Si è molto scritto, molto detto, ma a me piace molto portare questa realtà nella vita di ogni giorno. Ecco, siamo figli di Dio, lo Spirito ce lo fa invocare, ce lo fa chiamare Abba, Padre, dice l'Apostolo nella seconda lettura. Come pure, ecco, nella prima lettura c'è un solo Dio in cielo, in terra. Ed è questa la realtà della bella festa di oggi, fratelli e sorelle. Capire tutto questo come uomini cristiani, battezzati, cresimati e impegnati ognuno nel proprio stato di vita e camminare nella Trinità, con la Trinità e per la Trinità. E chi cammina sapendo che Dio è colui che non lascia soli, non può avere paura, non deve temere di niente e avere fiducia in colui che può tutto e fa bene ogni cosa. E mi piace arrivare alla fine di questo pensiero, fratelli e sorelle, offrendoci ancora
qualche espressione, qualche idea in merito. La festa della Trinità nel suo dogma ci vuole oggi offrire una bella verità di vita. In principio a tutto, nel cosmo e nel mio intimo, come in cielo così in terra, è posto un legame di amore. E questo, ecco il pensiero finale di questa mia riflessione. In capo a tutto, dice anche, in principio era la parola, la Bibbia, il prologo di Giovanni, ecco, dice questo. Oggi noi possiamo dire, in principio, il legame. Questa la parola che il mistero della Trinità oggi ci suggerisce. Ed io, creato a immagine e somiglianza della Trinità, posso finalmente capire perché sto bene quando sto con chi mi vuole bene, e capire perché sto male quando sono nella solitudine, quando non c'è relazione, ecco, intorno a me. E la mia natura profonda e la nostra divina origine, fatti a immagine e somiglianza di Dio. Ecco, fratelli e sorelle, portiamo con noi, ecco, queste due parole, in principio il legame. E colei che è legata tutta alla Trinità, la contempliamo, ecco, davanti a noi, come regina del Santo Rosario di Pompei. Sia lei a portarci alla Trinità e fare della vita della Trinità l'icona della nostra vita, del nostro pellegrinaggio terreno. Buona festa. Amen. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, abbiamo ricevuto lo Spirito da figli, per mezzo del quale possiamo rivolgere al Padre le nostre invocazioni
in Cristo Gesù. Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per il Papa e per quanti fanno parte di questa grande famiglia che è la Chiesa, perché siano consapevoli e responsabili della loro missione, preghiamo. Per i coniugi cristiani, perché riscoprano il valore e l'impegno della loro missione nell'educare i propri figli nella fede, preghiamo. Per i giovani, perché abbiano la grazia di incontrare nel loro cammino adulti ricchi di umanità e di fede e capaci di far trasparire la paternità di Dio, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i nostri fratelli e sorelle deceduti a causa del coronavirus, perché possano godere della gloria che Dio ha promesso in Cristo fin dall'eternità, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Dio onnipotente, perfetta comunione, nella tua misericordia accogli le nostre preghiere e donaci ciò che è veramente necessario per la nostra vita, la tua presenza, lo Spirito Santo in noi, per Cristo nostro Signore. Bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, Signore, che sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie davanti. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia, la fatica, il dolore e l'amore di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva la tua santifica, Signore nostro Dio, i doni del nostro servizio sacerdotale, sui quali invochiamo il tuo nome, e per questo sacrificio fa di noi un'offerta perenne a te gradita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Con il tuo Figlio unigenito e lo Spirito Santo, sei un solo Dio, un solo Signore, non nell'unità di una sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza. Quanto hai rivelato alla tua gloria, noi lo crediamo, e con la stessa fede, senza differenze, lo affermiamo del tuo Figlio e dello Spirito Santo. E nel proclamare te Dio vero ed eterno, noi adoriamo la Trinità delle persone, l'unità della natura, l'uguaglianza della maestà divina. Gli angeli e gli arcangeli, i cherubini e i serafini non cessano di esaltarti, uniti nella stessa lode. Thank you.
Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua ammirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, i tuoi Santi Apostoli, i gloriosi Martiri, il Beato Bartolo Longo e tutti i Santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo è il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Tommaso, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme
a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Ed ora tutti insieme, cari fratelli e sorelle, eleviamo la nostra preghiera al Padre che fa di noi i suoi figli, la sua famiglia, la comunità dei redenti. Camminiamo nella comunione con la Santa Trinità e preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Con lo sguardo ci scambiamo un augurio di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo ci custodiscano per la vita eterna. Cantiamo te, Signore.
Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Preghiamo. Signore Dio nostro, la comunione al tuo sacramento e la professione della nostra fede in te, unico Dio in tre persone, siano per noi pegno di salvezza dell'anima e del corpo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.